minuti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto, tu sei pronto, e a casa? Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Salamon. Grassi. Palla in avanti verso il compagno. Milivojevic. Paloschi. Pallone alto nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Mandzukic. Castellini. Le due squadre si temono, Fabio. Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Rizzo, autore di un assist nell'ultima partita. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Hanno già riconquistato palla. Gaetan, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Allontana il pallone. Vuole il lancio, chance per tirare. Si iscrive al tabellino dei marcatori. E arriva così il gol del vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. A 0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Decidono di giocarla all'indietro. C'è spazio, occhio! E ora un duello tra due. Può tentare la conclusione. Beh, questa idea del cucchiaio non granché, eh. Ha fatto bene a provarci, ma il risultato non è stato quello sperato. Prova ad andare via con eleganza. Ecco che parte il cross. Salamon. Scodella in avanti. Qui può partire il contropiede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Palla larga e in profondità. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Mandzukic oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Fase di stallo. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 e siamo nell'intervallo. Inizia adesso il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0.
Mandzukic con il lancio sulla fascia. Bel gesto tecnico. Se ne va. Cross in mezzo. Colpisce. Ha segnato. L'arbitro fischia un po' in ritardo, forse. Il fuorigioco però è sacrosanto. Forse la bandierina si è alzata con un po' di ritardo. Un attimo di esitazione da parte dell'assistente. La decisione dell'arbitro è arrivata tardi, ma è sicuramente corretta. Il portiere la calcia lontano. Borghello. Prova la giocata nello spazio. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti. Gaetan! Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Gaetan vuole la profondità. Borghello prova il filtrante. Pallone alto e lungo sulla fascia. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Soltanto rimessa laterale qui. Castellini prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allarga sulla fascia. Mandzukic riceve un bel pallone. Occhio al tiro. La sfera entra in porta. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. Dunque. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Palla giocata alta sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Cross verso il centro. Ci prova. Bella parata! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. C'è la palla lunga in avanti. Mandzukic si fa vedere, continua ad avanzare verso l'area. Occhio, può andare, c'è spazio, prova il tiro e il portiere dice di no. E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. Occhio alla conclusione e da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ottengono una rimessa laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Cambia gioco. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Ottimo intervento di copertura. Mandzukic!
ha la possibilità di andare verso... c'è il tiro! E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Ce l'hanno fatta! Una grande vittoria! Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Che partita ti è sembrata, Luca? Oggi la squadra l'ha dimostrato. Non ha subito gol, ne ha fatti e questo basta sempre per vincere. Lo stadio si svuota e Luca, ce ne possiamo andare anche noi. Grazie mille a Luca Marchegiani, un saluto a tutti, alle prossime occasioni con il grande calcio. Paura, 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 paura.